Si svolge ogni anno a Cagliari il 1 maggio una processione dedicata a Sant'Efisio, martirizzato nel 303 a Nora, Cagliari, per la sua fede cristiana. È il modo di sciogliere il voto fatto al santo dalla municipalità cagliaritana nel 1657, che fece cessare una grave epidemia di peste. Efisio nasce forse alla metà del III secolo a Elia Capitolina, nome imposto dall'imperatore Adriano alla città di Gerusalemme. Il padre è cristiano e la madre è pagana, perde in giovane età il genitore e subisce l'influenza della madre Alessandra che lo educa all'idolatria che pare non faccia presa sul giovane. L'imperatore romano Diocleziano, in un suo viaggio ad Antiochia, conosce il giovane Efisio, che viene arruolato come ufficiale nell'esercito inviato in Italia a combattere i cristiani. Durante il viaggio di trasferimento, il novello ufficiale si presenta alto e splendente in cielo una croce, accompagnata da un gran rumore di tuoni e da luci e fulmini. Efisio cade stordito in quello stato della parola di Gesù Cristo che gli anticipa i suoi supplizi, le sue vittorie e la sua morte da martire, grazie alla fede cristiana che acquisterà. Quando Efisio si ridesta dal gradevole torpore, trova impresso nel palmo della sua mano destra il segno della croce. Allo stupore segue l'abbraccio al cristianesimo che segnerà la sua vita. A Gaeta viene battezzato e ormai immerso nella più profonda religiosità, decide di battersi per divulgare la sua nuova fede, sconfiggere il paganesimo e convertire i pagani che vivevano tra le montagne della Barbaria, l'odierna Barbagia. Riesce a convertire molti pagani delle montagne che ritiene nemici del cristianesimo. Si stabilisce poi a Caralis e cerca di diffondere la parola di Cristo e convertire sempre più persone. È talmente convinto del suo credo e del suo operato che non esita a scrivere all'imperatore Diocleziano e alla madre Alessandra, pregandoli di convertirsi alla religione cristiana. L'imperatore impartisce ordine a Iulio, delegato del governo nell'isola, di costringere l'ufficiale cristiano e tutti quelli a lui vicini già convertiti di rinnegare la loro fede. Efisio non accetta di abiurare né di onorare gli dei romani, affrontando così terribili torture che martoriano il suo corpo. Però le ferite inflitte con i supplizi scompaiono ad opera di alcuni angeli che sono scesi dal cielo. La notizia di questo miracolo gira per la città e molti altri si convertono. Iulio, cosciente della popolarità di Efisio, lo invita nel tempio pagano, forse per metterlo ancora alla prova. Efisio prega e gli idoli pagani cadono a terra rompendosi in mille pezzi. Diocleziano allora invia nell'isola un nuovo governatore, Flaviano, che non riesce a convincere Efisio e decide per la sua condanna a morte lontano da Caralis, a Nora, per evitare insurrezioni popolari. È il 15 gennaio del 303, forse 305, il Codice Vaticano Latino dell'undicesimo secolo contiene la narrazione del presbitero Marco che avrebbe assistito personalmente all'esecuzione del santo che prima di essere decapitato si sarebbe rivolto al Signore con una toccante preghiera. Efisio invocava la protezione di Caralis dagli attacchi di popoli nemici e di guarire i cittadini malati che si recheranno in pellegrinaggio nel luogo dove saranno sepolte le sue spoglie, di aiutare i naviganti, gli oppressi, gli affranti e coloro che sono colpiti dalla peste. In punto di morte quindi, Efisio dimostra il suo attaccamento alla città di Cagliari e alla sua popolazione. La municipalità cagliaritana nel 1657, per far cessare una grave epidemia di peste, promise a Sant'Efisio una grande processione per portare la sua statua nel luogo del suo martirio a Nora. Sant'Efisio operò quel miracolo, da qui la processione promessa, alla quale partecipano i rappresentanti di tutti i paesi della Sardegna che portano la statua a Nora. La sfilata del 1 maggio, in onore di Sant'Efisio, oltre che del santo, è la festa dei costumi e dei colori che, nonostante la solennità del rito, infondono quel giorno un'aria di gioia e felicità.